Nel castello di Barbablù è una storia di disobbedienza e coraggio. Bianca, la protagonista di questa storia, che sposa Barbablù, con molta curiosità va a scoprire questo castello, ma ha una chiave che non deve assolutamente usare. Barbablù gliel'ha proibito. Ma la curiosità è più forte del timore e quindi Bianca apre la porta proibita e scopre il segreto di Barbablù. Quando prendi una scelta bisogna affrontare le conseguenze e le conseguenze sono molto spaventose. Per questo abbiamo deciso di rivisitare la fiaba reale di Barbablù e Bianca in realtà sta vivendo un sogno, un incubo, da cui uscirà in qualche modo. Il nostro lavoro si concentra anche molto sull'utilizzo e la collaborazione e coesione tra attore e scenografia. È come una scatola magica. All'inizio si vede un portale, però poi da quel portale, quando si aprirà, verranno fuori tutte le stanze del castello, tutto l'immaginario. Può diventare una tavola, può diventare una torre, diventerà tutto quello che servirà appunto alla storia. Nel castello di Barbablù si rivolge alle famiglie, quindi ad un pubblico di bambini e di adulti insieme, perché è un momento importantissimo da condividere, quello di andare a teatro e di vedere uno spettacolo e quindi qualcosa di bello. E inizialmente è nata, diciamo, su un tema molto forte, rivolto sicuramente a degli adulti, poi però la riscritta è diventata una fiaba e noi, per riuscire ad attraversarla e portarla ai bambini, abbiamo utilizzato appunto il sogno. I bambini rispondono in maniera molto forte a quelli che sono i momenti di paura. Quando ci sono anche gli adulti è bello per i genitori condividere questo momento di paura. Noi pensiamo che il teatro sia proprio uno spazio giusto per poter attraversare delle paure, perché sono narrate, perché sono condivise e c'è la possibilità quindi di attraversarle anche emotivamente, ma appunto poi sbucare fuori trasformati. Nel castello di Barbablù. Vi aspettiamo a teatro.